approfondire. Aspetta, vai. Credo fortemente nella potenza del linguaggio fotografico. È amore, è passione. È un'emozione, è uno specchio di se stessi. È un continuo studio, è un continuo coinvolgimento emotivo e anche razionale. La fotografia semplicemente è uno stile di vita. Negli aspetti più interessanti, secondo me, è il fatto che per ognuno acquista un valore, un significato diverso. Molto spesso ci si chiede dov'è la bellezza in una foto. Mi verrebbe da dire che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Perché ti soffermi su un determinato soggetto piuttosto che un altro? È qualcosa che ti muove dentro, è qualcosa che viene da dentro, ti trasmette una sensazione. È un discorso di empatia con quello che sta accadendo davanti a me. Credo fermamente che la possibilità di raccontare attraverso la fotografia abbia un potenziale inimmaginabile, proprio per far arrivare un messaggio, un'emozione e a volte anche delle denunce. Sicuramente il progetto Mirella è il progetto che più sento mio e che credo mi contraddistingua come fotografo. Prima di affrontare un viaggio, alla base c'è un grande studio. È capire il posto dove si sta andando, sia politicamente, sia geograficamente, sia a livello proprio ambientale. Cercare di capire quali sono le tradizioni e le usanze di quel posto. E una volta arrivati sul posto, cercare il più possibile di mantenere un basso profilo per fare in modo di riuscire ad entrare non come estraneo in una comunità che magari si trova dall'altra parte del mondo. È fondamentale in alcune situazioni mantenere una certa discrezione e in questo ovviamente la macchina fotografica diventa un elemento importante. Si sente la necessità spesso di aver bisogno di un secondo corpo macchina, tipo la serie X100, che sia quanto più piccola e maneggevole possibile, proprio per avere una camera da avere sempre con sé, da poterla utilizzare in tutte quelle situazioni in cui essere discreti e invisibili diventa assolutamente fondamentale. Mi chiamo Fausto Podavini e sono fotogiornalista.